dal CIPES 950 milioni di euro per avviare i lavori dei primi due lotti della ferrovia Pescara-Roma. Ad annunciarlo il presidente della regione Marco Marsiglio, che ha sottolineato l'impegno del governo Meloni. La Premier ha parlato di opera di rilevanza strategica non solo per Abruzzo e Lazio ma per tutto il centro Italia. Allora ascoltiamo prima Giorgia Meloni e poi il presidente della regione Marco Marsiglio. Quindi oggi il CIPES delibera un finanziamento complessivo di 720 milioni di euro che si aggiungono ai 231 che sono a carico del Fondo Opere Indifferibili a fronte di un costo complessivo di 951 milioni per i lotti 1 e 2 della linea Roma-Pescara. Quindi oggi noi siamo qui sostanzialmente per mettere in sicurezza un'opera strategica, la finanziamo integralmente, assicuriamo anche risorse aggiuntive e ci impegniamo di fatto a realizzarla. Noi dobbiamo essere complessivamente molto fieri del lavoro che abbiamo fatto, quindi ancora una volta grazie a tutti coloro che ci hanno lavorato, a partire dal sottosegretario Morelli. Sono risultati che abbiamo cercato di raggiungere con grande determinazione e che ci consentono chiaramente di mettere in sicurezza opere che consideriamo strategiche e quindi di mettere in sicurezza la nostra strategia per lo sviluppo di questa nazione. Sono ottime notizie, il CIPES ha finalmente rifinanziato i primi due lotti della ferrovia Roma-Pescara, sono 950 milioni che piovono sull'Abruzzo per realizzare un'infrastruttura che da almeno mezzo secolo aspettava di essere messa in campo. Il raddoppio e la velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara si inizia con i primi due lotti e naturalmente con l'impegno del governo ad andare avanti, a finanziare poi il resto dell'opera, ma era fondamentale partire. Oltre a questi 950 milioni che sanano un debito accumulato dal precedente governo che non avendo saputo completare la procedura di autorizzazione di questo appalto nei termini previsti dal PNRR aveva fatto perdere il finanziamento dell'opera, che viene rifinanziata con i fondi sviluppo e coesione grazie al Presidente Meloni, al Ministro Fitto e al Ministro Salvini che hanno lavorato per individuare questa nuova fonte di finanziamento e colmare quindi questo debito mantenendo un impegno solennemente assunto nei confronti della Regione Abruzzo. Oltre a questo la seduta del CIPES ha anche approvato il piano operativo complementare che rifinanzia e torna a destinare quasi 150 milioni di euro di fondi europei che erano stati distratti, diciamo, utilizzati per l'emergenza Covid tra il 20 e il 22 e che oggi, come da impegni presi, come da patti stipulati, tornano nella disponibilità dell'Abruzzo per essere spesi a sostegno delle imprese, dello sviluppo economico e del territorio. Sono circa 1 miliardo e 100 milioni che si aggiungono al 1 miliardo e 250 milioni che due settimane fa Giorgia Meloni ha firmato con l'accordo di coesione per l'Abruzzo. Stiamo andando avanti e non dobbiamo fermarci.